con gli arcieri inglesi era fatto di legno di tasso, perché il tasso è il legno migliore per fare gli archi. Sì, perché è un legno che è talmente forte, robusto, resistente, ma è anche molto flessibile, si piega molto bene. E quindi è uno strumento perfetto. Si racconta che fossero i druidi, gli antichi sacerdoti dei popoli celti, a piantare queste piante di tasso in mezzo alle foreste di querce, là, nei posti più nascosti. Poi, quando era il momento giusto, tagliavano questi rami e li portavano ai re dei Celti. E i re dei Celti questi rami li consegnavano ai giovani, ai ragazzi che poi sarebbero diventati dei guerrieri e degli arcieri. Sì, perché l'arco cresce insieme all'arciere, pezzo per pezzo. Il mondo del teatro umbro piange uno dei suoi figli più cari, dei figli più conosciuti, più affermati. È morto oggi Stefano Cipisciani. Di recente era andato in pensione dopo aver lavorato in Fonte Maggiore per oltre 40 anni. Ecco, quando si parla di vivere il teatro attraverso una vita, forse una vita non basta. Attore, regista, macchinista, tecnico, scenografo, direttore artistico e presidente di Fonte Maggiore, è stato uno degli artefici del prestigioso premio Scenario, di cui per anni è stato presidente. In tantissimi, in tutta Italia, oggi sentono la mancanza, perché moltissimi membri della grande comunità teatrale sono grati a Stefano Cipisciani per aver creduto in loro e avergli dato l'occasione di salire su un palco quando erano ancora agli inizi. Stefano credeva che lavorare in teatro in qualunque veste fosse la cosa migliore che potesse capitare nella vita, e per questo amava definirsi operaio prima di tutto, un operaio della cultura che mancherà tantissimi a tutti. I funerali si terranno lunedì 12 febbraio alle 10 presso la chiesa di San Giovanni Paolo II a Ponte della Pietra. Al termine del rito funebre la salma verrà accompagnata al tempio crematorio di Perugia. Il teatro stabile dell'Umbria recita una nota: piange Stefano Cipisciani, storico direttore di Fonte Maggiore, uomo di teatro, di grandi visioni. Con il suo carattere forte e appassionato, sensibile sostenitore delle giovani generazioni, di nuovi talenti, ha segnato un'epoca culturale, regionale e nazionale. L'amministrazione comunale di Perugia, si legge in una nota, esprime vivo e profondo cordoglio per la scomparsa avvenuta oggi di Stefano Cipisciani, figura nota nell'ambito culturale cittadino. Stefano Cipisciani, a 65 anni, lascia le figlie Agata ed Alessandro. A loro, alla sorella Cristina e ai parenti, vanno le più sentite condoglianze da parte del Comune di Perugia. Le esequie sono in programma, come abbiamo detto, lunedì 12 febbraio alle 10 presso la chiesa di San Giovanni II di Ponte della Pietra. Stefano Cipisciani è stato l'anima di Fonte Maggiore, teatro stabile di innovazione di Perugia, di cui è stato presidente e fondatore. Nato a Perugia nel 1958, ha ricoperto importanti incarichi nell'ambito del teatro, tra cui quello di direttore del teatro su base di Spello, direttore artistico, poi vicepresidente dell'associazione Scenario, direttore del teatro Criturno di Trevi, membro direttivo Agis Umbria ed ovviamente presidente di Fonte Maggiore. Nel ruolo di attore, regista e organizzatore di eventi ha proposto numerosissime iniziative, la maggiore parte delle quali rivolte ai giovani. Quando dicevamo che abbiamo perso un figlio, uno dei figli che riconosciamo geniali, capaci, è la verità. Oggi è così.